Ed eccoci con Michele Cicutin, che è colui, grazie alla sua realtà Nautica Cicutina, è colui che ci ha dato modo di provare quelli che sono i 400R, i Mercury, 400, i Verado 400 Racing, che sono appena arrivati in Italia. Voi siete i primi ad averli per poterli far provare alle persone che vengono, che sono venute a Legnano Boat Show. Sono motori particolari, tutti li aspettavamo, li avevamo già sentito parlare, avevamo già visto qualcosa, si era già visto girare, mancava quello che era l'omologazione del mercato europeo. È arrivata l'omologazione e i 400R ora sono qua a disposizione, montati tra l'altro su un Elegance 10 della nuova Jolly Blackfin. Esattamente, abbiamo avuto la fortuna, grazie a Mercury, di avere la prima tappa di Mare Comincia con Mercury, questo tour che farà questo Elegance 10 in giro per l'Italia, e quindi noi siamo stati i primi a provarli e danno grosse soddisfazioni. Il motore fa 7000 giri, sviluppa tutti i cavalli a tutti i regimi, si sente la spinta del compressore. Non finisce mai, questa spinta non finisce mai. Esattamente, abbiamo provato assieme, ci mettiamo 6000 giri, li diamo e vanno ancora. Quindi... Ma con lo stesso ritmo di quando parti da fermo, quindi senti questa spinta che davvero ti incolla al sedile. Esattamente, credo che siamo gli unici che possono dare certe soddisfazioni, certe impressioni. Insomma, solo Mercury poteva presentarsi sul mercato con un motore che, per chi non era abituato, già i Verado 300 sono motori che danno grandi soddisfazioni. Immaginatevi che cosa sono questi 400R, solo sentire quando si dà gas che partono e senti questo rumore pieno, perché ecco, come diceva il nostro amico Matteo Nicolini, un campione dell'X-Cat, il Verado ha questo rumore pieno, senti la potenza sempre, non c'è quel momento di che sembra quasi un po' più dolce, non c'è mai, non è mai dolce. Esattamente, qua abbiamo sempre potenza e... È difficile quasi arrivare a sentirla tutta, perché bisogna avere coraggio per mandare giù tutte le leve. Sì, esatto. Infatti abbiamo con questa Elegance qua raggiunto i 66 miglia, e quindi è un bel traguardo, insomma. E tra l'altro, ecco, anche loro possono montare quello che è ormai conosciuto, il joystick, che permette di manovrare in spazi ristretti. Abbiamo visto che non sarebbe semplice, perché con motori così pronti, così bisognerebbe dosare molto il gioco delle leve. Invece in questo caso con il joystick e fa tutto quello che, ecco, lì diventano dolci. Esattamente, bisogna prendere un po' di pratica anche col joystick, però si arriva a fare delle manovre che solo con le leve non si arriverebbe. Beh, abbiamo visto già il fatto che i motori possono essere indipendenti, uno va a destra, uno va a sinistra, si muovono indipendentemente uno dall'altro, questo sarebbe impossibile con le leve, quindi ovviamente il joystick non è soltanto uno strumento, ma è proprio un sistema computerizzato di gestione del motore, però sui 400 insomma fa un certo effetto. Esattamente, qua abbiamo tutta la tecnologia a disposizione offerta da Mercury, quindi abbiamo le manette elettroniche e abbiamo anche tutto questo sistema joystick che migliora le performance in ormeggio. Ecco, Mercury ovviamente la ciliegina sulla torta era il 400 Racing che aspettavamo, poi c'è tutto il mondo Mercury che da voi da sempre la rappresentate, mi pare da più di 40 anni rappresentate questo importante marchio, un marchio che noi ricordiamo è l'unico marchio che insomma ha sempre investito, è nato solo per la ricerca di motori marini, non è motori che vengono dal mondo automobilistico, dal mondo motociclistico, sono motori espressamente concepiti, sviluppati, ricercati e costruiti per andare per mare, questo insomma qualche vantaggio lo dà. Esattamente, hanno studiato anche il Verado, è stato studiato all'inizio come motore marino e basta, quindi non c'è nessuna derivazione automobilistica. E questo è un grosso impegno che fa Mercury, però credo che in questi periodi qua abbia avuto il riscontro di essere, qua in Italia siamo i primi tra le marche motoristiche, insomma. Beh, non c'è dubbio, noi invitiamo tutti, adesso il tour forse guirà, vogliamo dare qualche indicazione di quello che più o meno farà? Adesso andrà a Jesolo, dopo di noi nel Veneto, dopo ad Ancona e dopo attraverserà e andrà nel Tirreno dopo le altre date. Noi ci ricordiamo, mi pare di aver letto l'8 maggio anche da Nautica Schiano, che è l'amico di Napoli, che era quasi geloso e invidioso di sapere che per primo ce l'avevi in mano te. Ha detto salutatemi Michele, però lui il 400 lo voleva provare, anche perché ricordiamo lui quest'anno ha vinto un titolo mondiale in V1 e insomma è anche un pilota e quindi c'ha voglia di provare i 400.
arriverà anche il suo turno, dai. Allora salutiamo anche Antonio e grazie Michele per averci dato tutte queste prime informazioni, per averci fatto provare a noi i 400 per primi, che siamo potuti salire a bordo e adesso mi vedete tranquillo, però prima quando siamo usciti volavano i capelli, e quei pochi che c'ho ancora, insomma è un bel motore. Se avete occasione informatevi su quello che è il tour che farà e provateli, è un'emozione che al di là dell'acquisto che poi farete o meno, potete rimanere sul Verado 300 che è già un ottimo motore, però merita di essere provato, perché quello che dà il 400 è davvero qualcosa di unico, che per chi ama andare per mare, per chi ama come noi la motonautica, salite a bordo e provate il 400, mandateci le leve, se avete coraggio tutti. Ciao Michele. Okay, grazie a te, ciao.